Via. 3, 2, 1, contatto. Buonasera e benvenuti al Magic Flute Show. Questo evento verrà trasmesso in differita sul digitale terrestre nazionale da Sharing TV. Siamo anche in diretta streaming sui principali social network di quel gruppo che mi onoro di aver fondato 13 anni fa, che è Pyramid Café. Siamo anche sul canale Twitch di The Pixels Chips e vado ora a introdurre la fondatrice di OCI, Oculus Community Italy, tra Skakova. Se vuoi raggiungerci sul palco. Buonasera a tutti. Eccoci. Ciao. Buonasera Benvenuta. A tutti. Eccoci qua. Vi vedo numerosi, benvenuta, questo ci carissima. Fa sicuramente molto, molto contenti. Quindi, e Francesco, Petra, grazie. Che voto mi dai da 1 a 10 con la pronuncia del tuo nome? Allora, prova ancora a ripetere una volta così mi concentro. Prova. Ai, mi cogli. Prova. Dai, ti do 10, perché comunque è un cognome troppo, difficile. Troppo buona, troppo generosa. Allora, va bene. Vogliamo accomodarci. Adesso dobbiamo introdurre un'altra presentatrice di questo evento che è qui con noi dalla prima puntata del Magic Flute Show, la nostra carissima Bruna Atena Picchi. Se vuoi raggiungerci, Bruna, ancora oggi mi stanno chiedendo se quegli occhi lì tu sono stati photoshoppati. No, ciao Bruna, benvenuta. Lei presidierà tutti questi social, quindi se qualcuno vorrà interagire dal web, da YouTube, Facebook, eccetera, eccetera, Bruna terrà d'occhio quella chat. Ok, ce l'abbiamo fatta. E allora, Petra, come ti sembra? Com'è la sensazione? Allora, la sensazione è completamente diversa dall'essere tra il pubblico, che vi posso assicurare è sempre una bella sensazione, ma giustamente io che ora devo parlare sono un pochino magari tesa, ma dall'altra parte sono anche contenta di condividere questo tema che mi sta molto a cuore, che stiamo per introdurre. Questa sera parleremo di etica in VR, ma prima di chiedere, di iniziare il tuo speech, volevo chiedere a Enrico che movimenterà le slide, se può mettere un attimo la slide della collaborazione. Vedete Petra, la fondatrice di OCI, Oculus Community Italy, che è la prima pagina, la prima community di Oculus dal 2018 qui in Italia, e abbiamo fatto questa bellissima collaborazione che è una cosa che riempie di orgoglio. Per dire, questo è un tassello anche di assolutamente di anche collaborazione che è iniziata da un po'. Le parole dalla bocca, per me è uguale, sicuramente. Poi volevo approfittare questi pochi istanti che ci rimangono per partire con il mio speech, per ringraziare a Francesco innanzitutto per l'invito in Magic Flute Show, perché è un grande onore per me. Dopodiché ringrazio a Bruna, che è la conduttrice anche lei di questo programma, di questo show, a Enrico chiaramente, che si può dire che la direzione artistica e tecnica, anche insieme con Francesco, di tutto questo, e tutto il team che si occupa delle riprese, della regia. Quindi sicuramente state sempre facendo un lavoro magnifico. E ovviamente grazie a tutti gli ospiti e a tutti quelli che verranno. Ok, perfetto. Io ti faccio solo una domanda prima di iniziare. Da quanti anni che sei in Italia, Petra? Sono già, fammi pensare, sono 15 anni già. Non so se sono pochi, anni, se sono tanti. Sì. Ma come ti ho già detto e lo ribadisco qui davanti a tutti, Petra, parli meglio di molti italiani. Se mettiamo l'accento che vi farà magari ridere un po' questa sera, ma almeno non ci annoiamo. Ma no, qua. È un accento carinissimo. Ok, se vuoi accomodarti, impostazione. Grazie. Eccoci qua. Dunque. Allora poi aspetto il tuo segnale, quando siamo pronti io parto. Ok. Enrico, quando vuoi, partiamo. Perfetto, allora come già introdotto prima da Francesco, questa sera ci occuperemo di un tema
un po' sensibile, però sicuramente anche urgente da affrontare, ovvero la etica in realtà virtuale. Quindi ci occupiamo un attimino di quello che è il codice comportamentale, di come va compreso, come va applicato, ma anche di quanto è importante rispettare la diversità all'interno del, soprattutto del social VR, di cui andremo poi a parlare. Quindi chiederei la prima slide. Questa è la nostra roadmap della serata, mi piace un po' chiamarla così perché insieme faremo questa sera un viaggio alla scoperta dell'etica, almeno quello che noi ci immaginiamo che sia l'etica o quello che dovrebbe essere. Abbiamo 4 punti importanti da affrontare. Innanzitutto magari proviamo a chiarire che cos'è l'etica per ognuno di noi, infatti dopo magari vi faremo interagire, vi chiediamo che cos'è l'etica secondo voi. Il secondo punto è perché serve etica in VR, nella realtà virtuale. Infine abbiamo i 10 comandamenti, che sarà la parte un po' più interessante perché è la prima volta che proveremo effettivamente ad instaurare quelli che dovrebbero essere le regole base più importanti da seguire o da osservare. E poi il punto 4, le vostre riflessioni finali, quindi sarà già la parte più facile e più divertente. Allora chiedo la prossima slide, grazie. Dunque, che cos'è l'etica? Proviamo a dare la definizione a qualcosa di piuttosto impalpabile e talvolta soggettivo. Mi è sembrato molto interessante cominciare innanzitutto con le definizioni che danno i dizionari o addirittura Wikipedia. Vediamo un attimino se siamo d'accordo o meno. Allora, cosa dice il rispettato Oxford Dictionary? Dice che è una dottrina o indagine speculativa intorno al comportamento pratico dell'uomo di fronte ai due concetti del bene del male. E questa è una cosa molto importante su cui poi ci soffermeremo. Cosa dice invece la popolarissima Wikipedia? Descrive etica come una filosofia morale, è una branca della filosofia che indica quella parte della filosofia che si occupa del costume, ossia del comportamento umano. Il termine deriva dal greco antico ethos, cioè carattere o comportamento. E finiamo in bellezza alla italiana con Treccani. L'etica è sinonimo di morale. La riflessione filosofica sui problemi etici ci aiuta a costruire un mondo di valori, a discutere norme che parevano ovvie, formulare principi per stabilire ciò che è bene e ciò che è male. Ok, chiedo la prossima slide. Quindi io direi che tutti quanti possiamo convenire sul fatto che in teoria l'etica parla molto del bene e del male. Sono due concetti abbastanza chiari, quindi stabilisce la differenza tra il bene e il male. Dice che è una filosofia, è un set di regole sociali e inoltre definisce la condotta comportamentale. Andiamo avanti. Questa invece è una domanda che mi sono preparata per voi. Che cos'è l'etica? Facciamo insieme un po' di brainstorming, un po' di pensiero creativo. Che cosa significa l'etica per voi? C'è qualcuno che vorrebbe alzare la mano, magari rispondere, dare il suo contributo? Non siate troppi, non vi vergognate, non vi mordiamo. Comunque allora, so che chiederei... già raccolto allora già raccolto... c'è Bruna. Bruna, prego. Ti parlo di etica anche perché, guarda caso, mi hai citato la filosofia, ovvio, hai fatto riferimento alla definizione di etica di Wikipedia e io ho fatto quel percorso di studi, quindi mi sento un po' nel mio, anche in questo caso. Ok. Microfono. Sì. Attivato. Ok, perfetto. Quindi mi parlavi appunto che per te è molto, molto filosofica questa domanda, giusto? Perché tu, essendoti occupata anche di filosofia, sì, trovi però il riscontro. Di, brevemente di fare un riferimento non accademico, ma più personale. Quindi chiedi okay. Che cos'è l'etica? Beh, è chiaramente sono un insieme di... è un sistema di valori, un sistema di valori post-me, quindi sicuramente soggettivi. Che però sì, esatto. incrociano anche il vivere con gli altri. Quindi inevitabilmente è sì un sistema di valori personale, però un qualcosa che si deve incontrare con il vivere in un contesto in cui certamente non sono sola. Ragione per cui deve esatto. essere anche parzialmente condiviso da una comunità. Hai toccato un punto molto importante, perché appunto non è soltanto una questione soggettiva, ma siamo all'interno di una società, per cui è una regolamentazione che riguarda tutti, che riguarda proprio la società e saperci stare, anche sapersi comportare. Grazie, Bruno. Allora, andiamo avanti.
Dunque, io tra l'altro mi è venuta in mente questa cosa un po' simpatica. Mi sono detta perché non faccio un mini questionario, che l'ho incluso all'interno delle slide, e ho chiesto ad alcuni dei miei amici, anche a mia mamma tra l'altro, perché volevo capire cosa lei pensa di questa cosa, che cosa è l'etica per loro. Allora, vediamo Francesco. Francesco è un social media manager, è un amico di una vita, veramente uno dei miei migliori amici, e lui dice che l'etica per me significa comportarsi secondo coscienza all'interno delle convenzioni sociali e del rispetto del prossimo, un po' come diceva anche Bruna poco fa. In VR, come ovunque, l'etica è indispensabile per migliorare l'esperienza di tutti gli utenti e potersi sentire quindi più sicuri e tutelati, e anche di questo aspetto molto importante parliamo tra poco. Abbiamo Alfredo. Alfredo, che molti di voi sicuramente conoscete, che saluto perché è qui con noi. Alfredo è un cittadino di VR, oltre che anche un amico. E Alfredo dice che l'etica per me è il proprio modo di comportarsi, che può essere sia tranquillo che meno tranquillo. Di solito l'etica deve essere più la prima che la seconda, soprattutto in VR, dove noi siamo nascosti dietro una maschera. Veramente ben detto. E soprattutto perché abbiamo a che fare con gente che molto spesso non si conosce di persona e che quindi, a prescindere, va rispettata con la stessa educazione di persone che si conoscono da tempo. E direi che su questo possiamo sicuramente tutti convenire. E anche questo è etica. Finirei infine con quello che pensa mio nipotino di 11 anni, che si chiama Dan, è la nostra futura generazione. Lui dice: zia, io so cos'è l'ossidazione dell'atomo, ma non so che cosa sia l'etica, mica. A scuola non ne parliamo. Penso sia qualcosa legato a come mi comporto con gli altri. Se è per quello, stai tranquilla. So cosa è giusto e cosa è sbagliato e non vorrei mai ferire nessuno. E se c'è una ragazza che mi piace, beh, credo di saper fare il gentleman, quindi siamo a posto. Quindi, come vedete, l'etica per molti è sempre qualcosa di diverso, ma conveniamo sul fatto che sapersi comportare con gli altri. Andiamo avanti. Allora, ora, punto numero due, perché serve l'etica nella realtà virtuale? Adesso cominciamo un po' più a affrontare il momento tecnico di tutto questo argomento. Quasi tutti gli ambiti sociali e professionali sono regolamentati da un set di regole più o meno complesse, come sapete, tranne la realtà virtuale. Come mai? Vediamo per esempio società, che siamo tutti noi. La società ha delle leggi, ha le norme, codici penali. Se vogliamo possiamo anche dire che è la Bibbia che ci pensa a stilare 10 comandamenti importanti, o anche altri valori che sono definiti da altre religioni e culture. Abbiamo le aziende, quindi le aziende di solito hanno un codice etico aziendale, come molti di voi saprete, che costituisce un atto volontario da parte delle aziende e stabilisce quali sono i valori corretti che si cercano di trasmettere all'interno del team professionale. Infine, internet e social networks. Ebbene sì, addirittura internet ha una sua propria netiquette, quindi l'etichetta dell'internet. E si tratta di una normativa colloquiale che regolamenta la cosiddetta etica dell'internet. Ma realtà virtuale? Fine fatto in tutto questo. La realtà virtuale in realtà è un universo relativamente nuovo e in continua espansione. Come tutte le realtà sociali, prima o poi sarà necessario stabilire confini all'interno dei quali si consiglia di muoversi, denominare anche i limiti ed eventuali pericoli. Siete d'accordo con questo? Direi che possiamo andare avanti. Ora continuiamo a rispondere un po' prima, la slide di prima, la numero 6. Vediamo se riusciamo. Ok. Perfetto. Allora, ok, 6, quindi la 7, scusate. Eccoci qua. Perché serve etica in VR? Siamo sempre alla stessa domanda. Ora, è importante anche sapere che la scienza comincia ad interessarsi nell'etica della realtà virtuale per i seguenti motivi. Per esempio, il continuo svilupparsi e l'infinita potenzialità di questa tecnologia incuriosisce aree come la psicologia, sociologia e biologia. Il presupposto è che l'ambiente modifica la percezione e quindi il senso del sé del reale. Vanno quindi studiati gli effetti psicologici dell'uso della VR in ambito scientifico, e su questo direi che siamo sicuramente tutti d'accordo. Il punto numero due dice che è fondamentale tenere presente che se l'ambiente modifica gli stati psicologici, nella VR quest'ultimo può essere manipolato e di conseguenza vengono manipolati anche gli stati emotivi delle persone. È molto importante rendersi conto anche di questa cosa. E nell'uso privato i rischi sono quelli dell'assuefazione,
agli ambienti virtuali. Inoltre, il legame tra la VR e Internet impone una riflessione sull'uso dei nuovi dati sensibili. I movimenti degli occhi, le reazioni, le emozioni. Voi sicuramente saprete che sta per nascere uno dei social network molto, molto importante, che si chiama Horizon, che sarà lanciato da Facebook, e ovviamente il Zuckerberg ha in mente di inventare il prossimo visore, che sarebbe un upgrade, diciamo, dal Quest 2, avrà il compito di monitorare le nostre espressioni facciali. Ed è lì che si comincia veramente a fare sul serio, anche per preoccuparci. Sarà interessante per gli avatar, ma ci sono altri aspetti che vanno sicuramente affrontati. Comunque, in questo punto vorrei anche aggiungere che un codice etico in realtà c'è già chi ha provato a stilarlo, e si trattava di Michael Medery e Thomas Metzinger. L'hanno pubblicato nel 2016. Come potete vedere, c'è anche il nome del codice, lo potete trovare su internet. Si chiama Real Virtuality, a Code of Ethical Conduct. Ma il fatto è che l'hanno fatto nel 2016, quindi non hanno avuto il senno di oggi. Non sapevano che si sarebbero sviluppate le social VR, che sono veramente quelle che implicheranno di più l'utilizzo dell'etica in VR. Possiamo andare avanti. Se c'è qualcuno che ha delle domande, chiedetemi pure. Se avete delle curiosità. Alzare la mano e... Oppure, esatto. Ok, nel frattempo noi andiamo avanti. Tanto io sono qui, se avete una domanda vi vedo. Questa, arriviamo alla parte più interessante in questo momento. I 10 problemi etici che dovranno essere affrontati. Bene, allora, secondo VentureBeat, cos'è VentureBeat? È un sito web leader nella divulgazione di tutto ciò che riguarda le moderne tecnologie, giochi e intelligenza artificiale. Dunque, secondo VentureBeat, questi sono i problemi che dovrebbero preoccupare la moderna società digitale e VR. Più uno, anzi lo voglio far vedere bene, se ci riesco, con questo nostro strumento, che è amore e amicizia. Non a caso l'ho messo da parte, perché loro si sono dimenticati di includerlo, ma secondo me sarà uno dei più preoccupanti o più interessanti da affrontare. Cominciamo con il primo. Vulnerabilità fisica. Qualcuno di voi sicuramente capisce già dall'immagine che cosa possa significare. Quando siamo a casa e ci dilettiamo col nostro visore, magari tra un tavolino, un armadio, possiamo dare delle belle testate sicuramente all'ambiente che ci circonda. C'è gente che si è fatta anche seriamente male. Ci sono diversi video su YouTube che fanno ridere, ma alcuni sono finiti veramente in modo tragico. Quindi vulnerabilità fisica è sicuramente una delle cose su cui dovremmo pensare. Secondo punto, molto più importante, è l'isolamento sociale. Che cos'è l'isolamento sociale? Se guardiamo bene l'immagine che vediamo, c'è una coppia, sono vicine, ma in realtà sono lontani, perché ognuno di loro è chiuso nel loro mondo. È un po' come, vi ricordate quando oggi andate in treno o siete in metropolitana? Oggi forse un po' meno spesso, perché purtroppo c'è pandemia, ma la gente non guarda più nessun altro, la gente non legge, la gente non si guarda negli occhi, non si parla, tutti guardano così dentro il telefono. E questa è una cosa molto triste, devo dire. E purtroppo con realtà virtuale rischiamo di fare la stessa fine. Quindi è importante anche sapere che, nonostante noi andiamo a socializzare all'interno della VR, dobbiamo riuscire anche a capire che c'è anche un mondo fuori dalla VR. Il terzo punto è molto interessante. Come vedete, ho messo la faccia da ebete, perché è quella che descrive meglio la questione. Si chiama desensibilizzazione. Ok, questo scioglilingua, desensibilizzazione, cosa vuol dire? Che le persone possono avere una desensibilizzazione dall'uso di VR. Noi sappiamo che la realtà virtuale in realtà si utilizza per aiutare alle persone che hanno magari certe fobie o paure. Paura di volo, paura dei ragni, l'aracnofobia si chiama, e tante altre. Magari hanno anche dei traumi delle guerre e possono curarsi questi effetti psicologici. Ma purtroppo si viene esposti fin troppo alla realtà virtuale e ci si abitua troppo a vedere certe cose, anche per esempio la violenza, i giochi e così via, si può risultare meno sensibili. Quindi quando poi andiamo a affrontare le situazioni vere nella vita reale, non abbiamo le reazioni sensibili adeguate. Quindi questo per esempio tocca molto la parte psicologica. Poi abbiamo l'immagine del bambino. Vediamo se riesco di nuovo a prendere il nostro bel puntatore, se non mi abbandona e spara il rosso quando voglio, eccolo qua. Allora, la sopravvalutazione delle proprie capacità. Ora, perché c'è il bambino? È abbastanza facile. Noi adulti sappiamo cosa possiamo fare e cosa non possiamo, bene o male. Siamo abbastanza tutti capaci di giudicare le nostre possibilità. Ma
quando la realtà virtuale viene utilizzata dai bambini, loro non si rendono conto che se all'interno volano, in realtà non possono farlo. Quindi è successo diverse volte, ci sono stati condotti anche degli studi, diciamo, psicologici, che il bambino non capisce la differenza tra realtà e finzione. Quindi se fa un'esperienza, per esempio, di Spider-Man che vola sui palazzi, tra 5 minuti possiamo trovarlo sulla finestra a dire ciao mamma, io vado. E quindi possiamo capire che è un po' difficile. Quindi ai bambini, tra l'altro, non si dovrebbe far utilizzare la VR, e inoltre si dovrebbe utilizzarsi dagli 11 anni in su, per diversi motivi anche dello sviluppo cerebrale e oculare. Avete qualcuno qualche domanda? Intanto parlo, perché abbiamo temi interessanti, quindi io vado. Allora, la ragazza che vediamo in centro, l'immagine recita psiche e traumi. Ebbene sì, ci colleghiamo un po' con la desensibilizzazione. Questo invece sarebbe l'altro estremo. Quando utilizziamo la VR, giochiamo magari dei giochi violenti che piacciono a tutti perché ci sfoghiamo e cose varie, ma ci sono persone, ci sono soggetti un po' più sensibili, persone che poi si portano queste immagini dentro se stessi e non riescono a scacciarli via. Le stesse persone che magari hanno paura di guardare film horror normalmente, quando vengono esposti a certe immagini molto vive e molto, io direi, molto carnose, c'è tanta sangue e così via, hanno dei problemi da elaborare l'informazione che hanno ricevuto, quindi possono crearsi anche dei traumi. Ok, io adesso ho paura dei film horror. Hai paura dei film horror? Vedi, io no invece, infatti martedì ci siamo visti Conjuring, lo sai, e infatti tu eri nell'angolino con la paura. Bruna, allora, ha alzata la mano. Ah, perfetto, Bruna, dici. Alzo la mano perché c'è qualcuno che ti fa complimenti da YouTube e ti dice complimenti, grazie. Petra, molto spero brava che vi possono sentire bene, bene, fa molto piacere, veramente, grazie. Diceva, molto brava ad esprimere con parole chiare concetti non proprio facili e semplici, l'importanza di stabilire un'etica comportamentale in VR, visto l'importanza che avrà sempre di più nella nostra vita futura e presente. Bene, questo è un grande complimento, devo dire, per me, quindi ottimo, ottimo. Mi fa molto piacere che il tema è interessante, che io ovviamente non è per niente facile, questo deve essere chiaro, perché non è facile parlare dell'etica in VR, in quanto non esiste ancora. Stiamo ipotizzando su alcuni concetti che sono importanti, stiamo cercando di mettere insieme dei concetti chiave. Adesso, vediamo questa immagine, fantasie e ossessioni. Allora, probabilmente già potete immaginare di cosa parliamo, perché c'è un uomo che è nudo nel letto con visore. Ok. Perché si chiama fantasie e ossessioni? Perché questa cosa vale soprattutto per gli uomini, non per tutti, ok? Quindi non prendete nulla sul personale, però anche qui gli studi scientifici dimostrano che l'uomo è un individuo molto visivo, ok? E c'è un'industria che tutti sappiamo qual è, che è una delle più popolari in assoluto. Quindi internet 50% sicuramente viaggia soprattutto per quel tipo di industria, lo sappiamo. E ovviamente quando l'uomo ha scoperto che esiste anche quel tipo di industria dentro il visore, apriti il cielo, perché è una cosa sensazionale poter vedere queste immagini a 360 gradi con persone spesso irraggiungibili. Immagino che molte persone sicuramente ci sono rimasti. E infatti, come in molti altri casi, questa cosa può creare dipendenze e ossessioni. Ok, direi che possiamo andare avanti. Abbiamo il bello che cerco di prendere il nostro bel puntatore, birrichino, eccolo qua. Allora, andiamo avanti. Scusate, vorrei soltanto ancora tornare indietro un secondo. Ho detto giustamente andiamo avanti, ma volevo dire con l'immaginetta. Ecco, grazie. Abbiamo ancora da affrontare crimine e tortura digitale. Digitale, come già l'immagine fa vedere, è qualcosa di cui sicuramente dovremmo preoccuparci. È un concetto che è molto vivo ancora oggi, che abbiamo email, abbiamo Facebook, social, internet e moltissime altre strutture digitali che vengono violate. Ovvio che anche realtà virtuale sarà un grande bocconcino appetitoso per i hacker. Quindi succederanno cose che noi non ci possiamo ancora immaginare, ma sicuramente dei data gate non da poco. Speriamo di no, stiamo solo ipotizzando. Penultimo punto è la manipolazione pubblicitaria. Quando ho visto questo punto esposto in un forum, dove comunque sono andata prima a studiare per capire cosa pensano anche altre persone,
mi sono detta, ma come manipolazione pubblicitaria? Non è mica la televisione? No, peggio. Peggio della televisione. E vi dico chiaramente, io amo la VR, per questo che sono qua. Sto solo parlando però di cose che dovrebbero farci pensare. Perché manipolazione pubblicitaria? Quando guardate la televisione o ascoltate la radio, ci sono mille altre cose che vi distraggono. Che sia il cane che abbaia, bambini che strillano, il marito che va da mangiare. E chi più ne ha più ne mette. Ma se siete in VR, siete in un ambiente completamente chiuso e l'immagine visiva che vi viene proposta è quella e voi diventate completamente assuefatti da quella perché non c'è modo di scappare. Ecco perché un giorno dovremo affrontare la manipolazione pubblicitaria. In questo momento non c'è pubblicità in VR, ma aspettiamocela perché sicuramente arriverà. Data e privacy. Vediamo la ragazza con il viso tutto digitalizzato. Io direi che è un punto che sorvoliamo molto velocemente. Tutti abbiamo visto cosa è successo con i vari datagate di Facebook e altri social famosi. Non a caso, per esempio, Oculus è stato acquistato da Facebook e quindi giustamente noi sappiamo che i nostri dati non sono in mano nostra, sono stati quindi non sappiamo cosa sta succedendo, possiamo solo immaginare. L'ultimo punto, e ci tengo veramente tanto a farlo vedere, vediamo qua il nostro puntatore, o anche senza puntatore, ecco qua, è amore e amicizia. E anche questo punto ci arriveremo dopo. Com'è possibile che Venture Beat, questa rivista così importante, non ha parlato di amore e amicizia? Perché anche questo è il sentimento che nasce all'interno di VR. Adesso possiamo andare avanti, grazie. Dunque, quali sono i valori principali? Parliamo sempre del perché serve l'etica in VR, il motivo principale per cui questa sera siamo qui. Il tema che mi preme maggiormente è proprio l'etica nell'ambito di social VR, dove siamo più esposti, vulnerabili alle opinioni e reazioni di altre persone. Quindi se gettiamo luce ad alcuni casi di bullismo che succedono su Facebook e Instagram, sicuramente molti di voi li ricordate, con spesso conseguenze tragiche, non possiamo pensare che il mondo virtuale è più protetto o meno innocuo, specialmente perché si aggiunge anche l'interazione fisica grazie agli avatar. Quindi, allora, quali sono i punti principali su cui verterà il futuro codice etico della social VR? Io mi sono permessa di stilare questi tre punti, che sarebbero inclusività, non esclusività. Inclusività non so se è un termine chiaro a molti, però è un termine di cui sentiremo parlare sempre di più. Che cos'è l'esclusivo? Francesco, tu come descrivi l'esclusività, per esempio? Quando una cosa è esclusiva. L'esclusività è un qualche cosa che non è riservato a tutti, ed è esattamente bravissimo. Il contrario di quello cui abbiamo noi proprio che siamo così abituati a condividere tutto ciò che abbiamo e ciò che è la nostra conoscenza. Esatto. Ed esattamente questo. E quindi noi non vogliamo esclusività, noi vorremmo e dovremmo ambire all'inclusività dentro l'ambiente di realtà virtuale. È molto importante sapere che la realtà virtuale non è un lusso per pochi, è un ambiente per molti, dove si può star bene, dove ci si possono anche creare delle amicizie e creare valori importanti. Tolleranza e rispetto è il punto che vedete in mezzo della slide. Ci arriveremo anche a quello tra poco, che non ha bisogno di commenti, è la sensibilità, che la sensibilità sicuramente è il punto che chiude tutto il cerchio, la cosa più importante e il motivo per cui l'etica in VR dovrebbe esistere. Possiamo andare avanti. Ok, allora, il perché serve etica in VR? Perché, per dare il perché, diciamo, a questa domanda, quali sono i rischi principali? Come possiamo intuire, la realtà virtuale, oltre ai benefici ed esperienze fantastiche, ce l'ha al suo interno anche dei pericoli. Specialmente nell'ambito di social VR, dove l'interazione è imminente ed immediata, ma soprattutto anonima. Proprio come nella vita reale, rischiamo di ferire, deludere, ingannare e tradire qualcuno. E viceversa possiamo essere noi la vittima di atteggiamenti poco nobili da parte degli altri, se siete d'accordo. Rispetto a un social network piatto e scritto, intendo per esempio un Facebook o Instagram dal cellulare, se vogliamo definirlo così, la realtà virtuale è pur sempre una realtà aumentata, in grado di amplificare emozioni e conseguenze. Questo è un punto su cui verterà il resto della democrazia. Mi è piaciuta tantissimo una frase, l'ha detto un professore dell'Università di Barcellona, un direttore del laboratorio dell'evento della facoltà di psicologia, e lui disse: per esempio,
immaginate, per esempio, un computer normale può essere violento, ok? Un gioco sul computer può essere violento, ma è violenza rappresentata tramite uno schermo piccolo, vedete soltanto degli omini piccolini, quindi comprende i caratteri minuscoli. Ma in VR, che fa parte dello scenario, tutto che accade è intorno a noi, i caratteri sono al naturale, si misurano con noi, sono uguali, e si possono guardarvi nell'occhio. Ciò è un tipo qualitativamente differente di esperienza confrontato ai videogiochi o al cinema. Quindi vengono amplificate le paure, i traumi, le sensazioni e le emozioni. Okay? E quindi io ho stilato i quattro rischi più grandi che secondo me dovranno essere affrontati. Stranamente, nonostante non c'è il colore della pelle, non si vede la persona, potrebbe essere razzismo, può essere linguaggio, può essere il fatto che ci sono zero conseguenze a qualsiasi comportamento che è sbagliato, e il ghosting. Possiamo andare avanti. Se c'è qualche domanda, qualcuno ha delle domande? Ecco, ora vedo Fabio. Fabio, prego. Ok. Eccoci. Ciao a tutti. Il ghosting? Ciao. Cosa sarebbe il ghosting? Bella domanda. Allora, ghosting è un termine che si utilizza sempre più spesso nell'ambito dei social VR. Si tratta di persone che instaurano un qualche tipo di rapporto con te, magari ci sono addirittura anche rapporti romantici, spesso succede in quel caso, promesse di collaborazione, qualsiasi altra cosa, ad un certo punto questa persona fa il ghost, ovvero sparisce, si nebulizza nel nulla. Tra poco, tra l'altro, ne riparleremo anche, però ottima osservazione, perché ghosting è un termine che comunque... Cioè è una cosa che succede spesso, ma non le è stato dato una grande importanza, invece dovrebbe essere così. Invece, grazie Fabio per la domanda. Grazie a te. Adesso, così io smetto un attimo di parlare e voi riposate le vostre orecchie, abbiamo questa bella slide che ci racconterà quando l'etica in VR fa discutere. Leggerò soltanto un piccolo intro, dopodiché vediamo un video che non ha bisogno di commenti perché parla da sé. Probabilmente ve lo ricordate, il caso della bambina coreana, morta alla tenera età di 7 anni per una malattia grave, e riportata in vita grazie alla VR, che appunto ha diviso l'opinione pubblica. Che non è etico sfruttare sofferenza ed emozioni per dare un piccolo barlume di speranza alla mamma, che comunque appena toglierà il visore sarà di nuovo una madre senza una figlia. Inoltre, rivedere lo spettro della sua figlia riaccende dolorose emozioni. Ma la madre stessa invece ha ringraziato agli sviluppatori per averle dato un'ultima opportunità di salutare sua figlia tra sorrisi e lacrime e rivivere il suo giorno di compleanno. Adesso, se posso chiedere in regia, vediamo il video, così vedete cosa è successo, come è fatta questo revival di questa bambina. È comunque molto interessante perché... Gli sviluppatori hanno fatto una cosa uguale alla realtà. Ma! Oh, ma! Oh, ma ho detto sto? Ma! Oh, ma adesso in che sto? Ma non può sposto! Ma tu non può sposto! Nani 잘 있었어? 엄마 나연이 보고 싶었어. Ok, possiamo fermare qui il video. Qui fanno vedere come l'hanno girato. Ok, sono immagini veramente allora... molto toccanti. Esatto, sono, devo dire, parlo per me perché comunque sono una donna, non sono ancora una mamma, sono una donna, sono un essere umano e vedere queste immagini fa scaturire diverse emozioni dentro di me. Devo dire che le prime due volte che l'ho visto ho pianto, oggi non piango perché mi controllo, ci siete voi e tutto, ma scommetto che molti di voi siete un attimino mossi dentro di voi. Comunque, quindi vedete, anche questo è l'etica, perché ci si chiede. È come quando si chiede se è giusto clonare l'embrione, se è giusto clonare l'essere umano, se è giusto clonare gli animali, se è giusto quindi riportare in vita ciò che vivo non è. La realtà virtuale ha questo potere e grazie ai nostri sensi che possono essere
comunque traviati dalla, nel senso buono dalla realtà virtuale, noi possiamo veramente avere le sensazioni che qualcosa è buono. Io su questo direi che è una opinione soggettiva di ognuno. Se quella mamma voleva rivedere sua figlia perché aveva esigenza elaborare questo suo lutto, credo che è stata la cosa giusta da fare. Poi se qualcuno può non essere d'accordo, chiaramente ben venga. Possiamo ripartire con le slide. Grazie. Allora andiamo. Volevo solo aggiungere una cosa, Petra, sì? Se mi permetti. Prego. A proposito proprio di questo video, perché io per primo sono stato toccato quando ho visto queste immagini la prima volta, mm-hmm. e devo dire che ho provato in vari contesti, anche in vari gruppi, a provare a portare la discussione proprio su questo argomento. E devo dire che è sempre come un argomento tabù, non c'è mai stato una replica, non c'è mai stato qualcuno che volesse esporsi appunto e dire la sua opinione. Magari questa è la serata giusta, è il contesto giusto per parlare di una tematica così complessa. Assolutamente, ecco. Perché dopo, se avete tutti piacere, mi farebbe piacere appunto darvi anche lo spazio per parlare di queste cose. E addirittura adesso parliamo di 10 comandamenti dell'etica, e l'ultimo comandamento, ovvero il decimo, lo costruiremo qui questa sera insieme. Perché siamo una società, non sono solo io, quindi non è importante solo quello che penso io, ma quello che pensate anche voi, quello che voi siete. Ah, vedo che abbiamo una domanda. Ciccio, prego. Un attimo che gli viene dato il microfono. Sì, salve, buonasera. Più che una domanda, ciao, più che una domanda è una considerazione, una constatazione rispetto al filmato. A me ha ricordato molto un vecchio fumetto di Nathan Never, un fumetto fantascientifico, all'interno del quale veniva affrontato più o meno lo stesso argomento, cioè due genitori che avevano perso un figlio, che avevano a disposizione un ologramma attraverso il quale comunque rivedere il proprio figlio in vita. Mm. Diciamo che lui la vede in un modo un po' diverso, diciamo che lo vede come un modo per continuare a torturarsi durante la loro esistenza. Sapete che alla fine ognuno ha il suo modo di elaborare il lutto, ognuno ha il suo modo di affrontare le situazioni. Il fatto di immergersi ancora in qualcosa che alla fine si sa che non potrà più tornare, alla fine è quasi un modo per forse non elaborare il lutto, per non accettare la perdita e continuare a farsi del male. Magari tante volte è molto interessante. Sì, magari noi troviamo che tante volte il modo migliore per affrontare le perdite, per affrontare le cose tragiche della nostra vita è quello di comunque farsi forza ed andare avanti. Mm. È un altro modo di intendere la questione, probabilmente. Sì, grazie Ciccio, hai detto una cosa molto bella e fondamentalmente hai sottolineato il fatto che a volte è difficile lasciare andare, per cui cerchiamo di guadagnare tempo, e quindi magari proprio questa mamma non era pronta e quindi ha voluto rivedere la sua figlia ancora, diceva ancora una volta, così ho tempo per elaborare. Bene, allora adesso invece facciamo una cosa un po' creativa, i 10 comandamenti dell'etica in social VR. Io ho provato, permettetemi il coraggio, ho provato a mettere insieme i 10 valori secondo me più importanti, che sono sicura che sicuramente condividerete però con me, e dove appunto mancherà, andiamo con la prossima slide per favore, grazie, e lì mancherà l'ultimo, il decimo, lo faremo insieme. Allora, proviamo insieme a tracciare una linea di convenzioni che dovrebbero essere rispettate e mai dimenticate mentre socializziamo in VR, nella realtà virtuale. Ho messo anche delle immagini abbastanza esplicative, quindi che parlano da sole. Punto numero uno, prendiamo di nuovo il nostro bel puntatore. Punto numero uno, le persone reali, non solo avatar. Quindi non c'è bisogno di ricordare che noi tutti quelli che siamo qua siamo persone reali, siamo persone che hanno una vita, un lavoro, una famiglia, ambizioni, passioni, una casa, magari un gatto, un cane. Siamo delle storie, non siamo avatar. Gli avatar sono soltanto il nostro alter ego che ci permette di esistere qui e fluttuare in questo cyberspazio. Ma è importante ricordarci sempre, siamo delle persone. A questo si legano tutti gli altri punti che seguono.
Punto numero due è la privacy. Vediamo con anche senza puntatore. Tieniti per te ciò che ti viene confidato. Quindi dopo ogni comandamento ho scritto una piccola spiegazione per far capire. Noi sappiamo tutti che a volte ci parliamo, a volte le persone hanno voglia di sfogarsi, ci vediamo durante gli eventi tutto. C'è qualcuno che è giù, magari viene da me e mi dice guarda, oggi mi è successo questo e quello, ma lo dice a me. Non è che va a dirlo a tutti gli altri con un megafono. Quindi io ho un grande rispetto di qualsiasi informazione che io apprendo dagli altri. È importante quindi essere leali in questo senso qua e non dire agli altri ciò che l'altra persona vi ha confidato, secondo me. Poi ovviamente se si parla in un gruppo di amici cambia completamente il discorso. Identità. Allora, noi vediamo questo uomo che si guarda allo specchio, siamo qua, dice identità, chi sei? Io sono io. Io dovrei essere io posso mettermi i capelli verdi, blu, la faccia rosa, quello che è. Ma per come sono fatta io, nonostante la VR mi può far sognare, mi può far diventare qualcun altro di quello che vorrei essere, non vado a raccontare che sono un banchiere cinquantenne di Dubai che ha tre ville, 40 cavalli e cose varie. Io sono Petra, sono un interprete, mi occupo di VR. E già mio nome da solo parla, mi chiamo Petra, quindi Petra sono. Non è quello, ognuno può avere il nickname che vuole, questa è la bella libertà di VR. Importante è non traviare, non prendere troppo questa libertà di, cioè non assuefarsi dalla falsità e dall'anonimato della VR. Andando avanti vediamo due calze colorate. Allora, perché ho messo due calze colorate? Mi è piaciuta questa immagine per esprimere il concetto santa opinione, rispetta le opinioni altrui. Allora, se non vanno d'accordo a volte al mattino, neanche le nostre calze che ci mettiamo, o vuoi che non trovi quella giusta, o perché sei stanco e non trovi quello che devi, come fanno ad andare d'accordo tutte quante le persone, tutta l'immensità dell'universo di VR? Ovvio che non vanno d'accordo, siamo tutti diversi. Abbiamo un vissuto diverso e se io penso, per esempio, qualcosa su Berlusconi, per non nominare, l'ho già fatto, qualcun altro pensa qualcosa di Renzi e così via, quindi ci sta, ma non deve mai diventare un litigio, uno scannarsi, deve essere uno scambio civile di opinioni. Ok, a questo si lega tolleranza e rispetto, che è il nostro quinto punto, e tolleranza e rispetto ci dice che rispetta chi è diverso da te, apri la tua mente. Se noi abbiamo questissima possibilità di indossare un casco VR, ragazzi, questo significa che noi possiamo andare anche da un'altra parte del mondo rispetto a quella dove ci troviamo. Vuol dire che abbiamo possibilità di interagire con altre persone rispetto a quelle che vivono nella nostra città. È una grande opportunità, così che la dobbiamo vedere. Quindi se succede che vediamo una persona che è diversa da noi, magari di un altro colore, di un'altra religione, di un'altra opinione o addirittura di un'altra preferenza di qualsiasi cosa si voglia dire, che uno possa avere le preferenze, il problema c'è, mi dico io. È giusto, siamo noi. Chi siamo noi per definire cosa è normale? Sono io normale? Cos'è la normalità in fondo? Quindi è veramente importante avere tolleranza e rispetto e prendere questa cosa come un'opportunità di conoscere altre cose, anche andare oltre. La vita non è finita, noi possiamo sempre arricchire le nostre opinioni. Sono proprio le persone che ce lo fanno fare, è importante. Ok, questo è quello di cui parlava Fabio prima. Ghosting, che cos'è ghosting? Vediamo questo omino con lenzuolo, tipica rappresentazione di ghost. Ghost sono le persone che arrivano, in qualche maniera vi ammaliano magari, ok? Vi fanno interessare, si fanno dei discorsi, ad un certo punto spariscono. Alzate la mano a chi è successo magari su Facebook, persone che ad un certo punto vi bloccano, spariscono. Mettono, basta anche che fate così, non dovete cercare riconcina. Comunque è successo praticamente a tutti. Non è una bella cosa, è una pratica che si sta diciamo divagando sempre di più sui social e non è una cosa carina. D'altronde, se io voglio parlare con una persona ci parlo, se non ci voglio parlare per qualche motivo mi chiarisco, io lo dico, non c'è bisogno di bloccare, perché urta sensibilità alle persone. E amicizia. Amore e amicizia è abbastanza chiaro, perché vi devo dire una cosa, ho diversi amici che si sono conosciuti su Facebook, sono sposati, addirittura hanno dei figli e va bene tra di loro. E anche quello in un certo senso non era la vera realtà, era una realtà digitale. Se questa è virtuale, quella era la realtà digitale.
E posso assicurare che ci sono persone che già si sono innamorate nella realtà virtuale, è successo e le conosco. Ci sono anche tantissime amicizie che sono cominciate grazie alla realtà virtuale. Persone che non si sono ancora viste, ma già sono a genio e già vorrebbero anche vedersi dal vivo. Io stesso ho incontrato diversi amici magnifici, tra cui anche Francesco e Alfredo, comunque tanti altri ragazzi che sono qui presenti, Bruno e Paolo, che ci siamo conosciuti in VR. Comunque non è un'amicizia diversa da quella reale, è un'amicizia che pian piano si costruisce, è un rapporto umano, è importante. E non esclude, allora, certamente la conoscenza poi anche in real life. Assolutamente. Io qui ho delle persone che siamo conosciuti in Second Life e poi ci conosciamo. E vedi, lo sai anche tu. Sicuramente vi siete visti e vi continuate a vedere. Altro che. È una bella cosa. Allora, abbiamo il trolls. Tutti conoscete dei troll, perché fanno parte di quasi ogni ambiente digitale che esiste. I troll, i disturbatori seriali. Mi ricordo quando abbiamo cominciato a fare i primi eventi in big screen. Non so perché, c'erano persone a cui sembrava tanto divertente durante il cinema prendere i pomodori, i popcorn e tutto, cominciare a gettarlo su tutti. O fare le faccine, dire le parolacce, far vedere i gestacci con le mani, perché in big screen è possibile, ve lo assicuro, fare anche i gestacci con le mani, se uno è creativo e unisce bene le dita. E questo si chiama trollismo, oltre che chiaramente è maleducazione. Un conto è scherzare tra amici, un altro conto è continuare a dar fastidio. Poi magari si viene bloccati, quella persona riappare con un altro nickname e con un'altra faccia, ma è sempre quella. Non sono comportamenti belli né nella vita reale né nella vita digitale. Ultimo punto, così poi finisce il nostro diciamo, prospetto dei comandamenti, è che vince la realtà. Bene, sì, non è niente che ha a che fare con col mondo digitale, vince la realtà, prenditi la giusta pausa. È bellissimo stare in VR, noi tutti che siamo qui amiamo la realtà virtuale, per molti di noi è passione, per alcuni è lavoro, per altri è uno sfogo. E quindi dobbiamo però ricordarci che anche se ci piace stare dentro, se passiamo troppe ore possiamo perdere contatto con la vita reale. È importante saper togliere il casco, fare un bel respiro e fare una passeggiata e dire ok, adesso ricomincio a vivere come ho fatto prima. Vi assicuro che ci sono molte persone che sono già oggi dipendenti dalla realtà virtuale e quindi bisogna saper diversificare. C'è un sottile, proprio c'è un filo sottile tra la realtà, tra la vita reale e l'ossessione della realtà virtuale. Quindi questo sarebbe il mio ultimo punto. E poi il punto numero 10, c'è un bambino, c'è un bambino, qualcosa che deve nascere, c'è un punto di domanda. Io direi che se Francesco chiaramente è d'accordo e Bruna, possiamo magari aprire la conversazione. Quale valore manca secondo voi? Quale potrebbe essere questo decimo punto di questi comandamenti? Vedo con la mano alzata. Sì, prego Ciccio. Era molto interessato all'argomento. Bene. Nel tempo mi è partita una mano, ecco qua. Il microfono, puoi parlare Ciccio. Hai ancora il microfono? Ok, ci sono. No, eccoci. Non ce l'avevo più, vai. Adesso ce l'ho. Scusate, non voglio monopolizzare il dibattito. No, comunque, tranquillo. Volevo dire che secondo me come decimo punto, che trovo comunque molto interessante, credo che bisogna mettere il senso civico. Non soltanto chiaramente, ma un po' in tutti gli ambiti, perché credo che sia comunque quello che aiuta a regolare un po' tutti i nostri rapporti, la via e non solo. Quindi il fatto di avere consapevolezza, giusto, che comunque siamo circondati da altre persone e che comunque siamo responsabili anche nei confronti di queste altre persone, nei confronti diciamo della società, del buon andamento della società, alla fine rientra tutto nel senso civico e penso che sia una componente importante di tutto. Dice, io me lo segno e sappi che metto questa cosa dentro i comandamenti, perché è esattamente quello che volevo. Alla vostra partecipazione ti ringrazio assolutamente, decisamente, che comprende tanti altri valori dentro. Quindi, allora, noi abbiamo l'ultima slide. Riflessioni finali, domande, quindi è abbastanza facile. Bruna, prego. Eccomi, mi sentite? Sì, allora, è chiaro. C'è sempre chi
official da YouTube che dice: il decimo comandamento per me è rispetto alla comunità VR come la comunità nel mondo reale. Ok, perfetto, direi che è un'ottima osservazione anche questa. Io le segno tutte e un giorno magari qui ci rivedremo e ne riparliamo ancora insieme con i comandamenti già ben definiti. Allora, c'è l'ultimissima slide, che è quella che molti di voi forse aspettavate. Grazie a tutti per essere stati con me questa sera. Dopotutto era questione di etica. Io ho finito. Io mi auguro che la presentazione per voi sia stata interessante e di ispirazione. Vi ringrazio per le vostre domande e reazioni. Sono molto contenta che siamo qui stasera. Complimenti. Grazie Francesco e Bruna. Se ti vuoi accomodare un attimo qui sul divano. Grazie. Hai fatto uno speech che veramente credo, adesso non vorrei sbagliarmi, ma credo che sia stato lo show che ha avuto il più largo numero di avatar partecipanti. Abbiamo dovuto anche fruire del front row, quindi è un grande successo. Questo dimostra che interessa tantissimo questo argomento, l'argomento dell'etica. Allora, vedo Sammo 976 che alza la mano. Se sì? Enrico gli puoi dare la parola. Oh, adesso mi sa che è sparito, non lo vedo. Comunque stavo dicendo appunto che sì? c'è anche Alfredo. Abbiamo due Alfredi qui nella meta comitiva VR. Alfredo, quello vestito di giallo, se puoi dargli il megafono, Enrico. Ah sì, vedo là in fondo Alfredo. Perdonate. Sì. Troppi Alfredo, dovete essere meno Alfredo e colpa. Tanto Alfredo, finalmente ti vediamo a Magic Book Show, sono proprio contento di vederti. Avere due Alfredi in una community è quasi impossibile, per esperienza personale vi dico che è quasi impossibile. Allora, Petra, grazie per il talk, veramente molto molto interessante, pieno di spunti. Grazie. Volevo chiedere una cosa, alla fine VR potremmo, come dire, un po' ricondurlo a un medium dove fare community. C'è la vita reale, c'è completamente online e VR è un altro dei media che abbiamo a disposizione. Mm-hmm. Ti volevo chiedere, nei 10 comandamenti che hai enunciato, nelle diverse cose che ci hai detto, quanto VR è differente, partiamo dall'online, quindi da una forma di community che vive ed esiste in uno spazio online? Se c'è qualche bella domanda, ci ho pensato, Alfredo, bella domanda, grazie, ci ho pensato anch'io, effettivamente possiamo convenire sul fatto che sono valori condivisibili anche per altre piattaforme online e social. Io direi che il 90% di tutto quello che abbiamo detto è applicabile sicuramente anche a Facebook, Instagram ed altre comunità. Magari l'unica cosa che cambia è ulteriormente probabilmente la sensibilità, perché l'interazione non è più soltanto scritta o condotta tramite un'immagine, ma siamo presenti col nostro corpo. E come diceva prima anche quel professore di Università di Barcellona, gli avatar sono come persone, sono grandi e sono attorno a noi. Quindi dobbiamo mettere in conto che qualsiasi emozione si prova viene aumentata, ok? Direi che questo sarebbe la differenza principale. Grazie. Allora, non so se c'è Maxi che voleva parlare, Maxi Body Alive. Ok. Sì, c'è anche da prima con la mano. E c'è anche Samo che era prenotato da prima, quindi chiedo alla regia di dare preferenza a chi si era prenotato prima, chiaramente. Speriamo a fare questo. Ah, salve a tutti, grazie. Complimenti per la trasmissione. Ciao. Grazie. Sì, volevo dire, innanzitutto dare un punto per il decimo comandamento, che potrebbe essere: tratta l'altro come volessi essere trattato tu, sperando che tu non sia masochista, ovviamente. Vero. Mi è capitato che c'è stato un utente che ha parlato, ha detto cose menzogne su di me,
E in questo caso, questo va considerato come eticamente non corretto, giusto? Sì, assolutamente. E poi io penso anche che quest'utente dovrebbe stare attento, perché se già più di due persone mi sono venute a raccontare questa cosa, va a finire che scatta il reato. Flame. Perché è infamia, giusto? Ok, si chiama blackmailing, ovvero parlare male di qualcuno. Ovviamente sono queste cose sono... È infamia, se okay. Parlare male, dire menzogne. Certo, allora per rispondere alla tua osservazione più che domanda, io, sicuramente avevi ragione, nel senso tratta gli altri come vorresti essere trattato tu, e questo sicuramente ci sta come punto, è fondamentale. La regola d'oro. Per quanto riguarda l'altra cosa che dici tu, ovviamente mi dispiace se è successa questa esperienza, perché non è mai bella. Poi nel mondo virtuale sicuramente possono succedere tanti fraintendimenti. E magari ci arrivano voci che alcuni di... Io non sono così sensibile da essermi la presa, e comunque non scendo ai livelli, insomma, non scendo. Però ricordati di essere sempre superiore, allora, ricordati di essere superiore e pensa che non è una cosa personale contro di te, anche perché tu sai come stanno le cose, no, e quindi non è capitato anche a me in passato, anche nella vita, quindi dobbiamo essere superiori in questi casi, sei d'accordo? Assolutamente, sono d'accordissimo. Ok, allora so che voleva parlare Maxi, voleva parlare anche grazie. Enrico, grazie a te. Che Enrico, allora, Maxi, scusami, arrivo subito da te. Enrico? Quale Maxi voleva parlare? Allora Maxi è qua, il biondo che abbiamo sulle scale nere. Potrei avere un username, Maxi Body, ok. Yes, è lui, il nostro Maxi. Siamo troppi, siamo di meno. Questo stasera siamo tantissimi. È un problema piacevole, allora. È un problema che ci fa piacere. Maxi Body Alive. Eccoci. Mi sentite? Ti sentiamo, Massimo. Ok, perfetto, grazie. Grazie mille Petra per la bellissima esposizione, complimenti veramente. E volevo grazie. Farti fondamentalmente una domanda e una considerazione. Dunque, la prima domanda okay. è, nell'ambito di internet ci sono delle specifiche regolamentazioni giuridiche che riguardano la diffamazione, sì? Il furto di identità. Che ti risulta la realtà virtuale è ancora un territorio franco sotto questo punto di vista, o ci sono delle regole che si applicano anche alla realtà virtuale, almeno in okay. Italia? Questo, allora, io direi che è ancora un ambiente franco, come dicevi tu, ovvero ancora una tabula rasa, ma so che c'è un modo di riportare se nel caso succede un reato, non a caso. Io ho parlato con chi lavora per la polizia e aveva detto che un modo per denunciare se succede qualcosa di sbagliato, se una persona magari vi sta offendendo, vi sta torturando, minacciando in qualche modo, voi potete registrare la schermata, lo sapete tutti che se avete Oculus per esempio, c'è la possibilità di condividere e voi potete registrare un video. Con questo video, con nome dell'avatar e possibilmente l'identità della persona, voi potete girare questo materiale alla polizia che si occupa, diciamo, di perseguire... La polizia postale si occupa di questo sì. genere. Di... Ok, se mi confermi Francesco, c'è questa possibilità. Inoltre, ho notato una cosa anche nell'aggiornamento di Altspace, ultimo, e non è l'unico social che lo sta facendo, dovevamo dare il consenso... se va bene per noi che le nostre conversazioni, il nostro audio fondamentalmente venga registrato. Come in Oculus Venues, che è l'applicazione che sicuramente conoscete perché si possono vedere gli eventi live e tutto, c'è chiaramente scritto nelle condizioni che viene girato e viene registrato l'audio di quello che succede. Questo perché, così viene detto chiaramente a noi, poi noi sappiamo che siamo anche un po' spiati, ma ok, questo perché loro vogliono mantenere un controllo sulla condotta delle persone, degli utenti che sono all'interno, così che se sentono volare le parolacce, probabilmente esistono degli amministratori che possono in qualche maniera intervenire.
Allora, questo è tutto quello che abbiamo per ora, non ci sono al momento altri strumenti che io sappia, e sicuramente ci vorrebbe un attimino un occhio di riguardo, visto che esistono anche su altri social network. Sì, comunque vedrete che verranno sempre più implementati questi strumenti per denunciare certi comportamenti sbagliati. Come considerazione, io direi che sono abbastanza ottimista sulla realtà virtuale, perché... Io penso che gli hater o il fenomeno del trolling sia particolarmente fiorente in ambito, diciamo così, in internet, nell'internet classico. Molto spesso si vede, per esempio si sono fatti anche dei documentari delle Iene al riguardo, che gli hater poi messi a faccia in realtà vera con l'oggetto del loro odio si comportano in maniera completamente diversa, abbassano moltissimo la cresta, diventano buoni, affabili. E penso che la realtà virtuale si avvicini un po' a questo. Quindi io penso che il fenomeno del trolling nella realtà virtuale sia minore rispetto a quello che poi succede nell'internet classico. Perché, per esempio, anche psicologicamente, noi qua siamo soltanto avatar, siamo facce da fumetti. Però io sono convinto che noi tutti ci rapportiamo con gli altri soggetti della sala in maniera molto più civile, molto più rispettosa. Saremmo molto meno, diciamo così, darei un applauso a Maxi, perché sta sicuramente esprimendo un concetto molto veritiero. Io purtroppo non sentivo benissimo, perfettamente in questo momento, sento un po' a scatti. Sì, allora praticamente stava dicendo che con il fatto che siamo con sembianze un po' più umane, nonostante un po' fumettati, abbiamo molto più rispetto verso il prossimo rispetto a quando siamo dietro una tastiera e osiamo di scrivere o offendere. Sicuramente Max hai ragione, io stessa mi sento così. Sì. Mi sento trattata sicuramente bene dalle altre persone e io sicuramente lo faccio anche con loro, perché viene amplificato il fatto che siamo degli esseri umani, delle persone, perché ci guardiamo, muoviamo le mani e tutto, e quindi questo sicuramente aiuta. Io forse ho visto qualcuno... Sono molto empatici. C'era Enrico che ha alzato la mano prima, non so Ho visto... Sì, ci sono. Enrico. Come sempre. Sì, allora, volevo aggiungere a questo discorso il fatto che, in effetti, a pensarci bene, se noi ci comportiamo male in un ambiente virtuale, anche se sembra che non ci siano conseguenze apparenti, anche senza essere bannati, eccetera, anche solo il fatto che, tipo, io adesso, se dicessi una parolaccia... Ed è difficile sentire, io... È laggato un secondo. Oh, mannaggia. Ripeto, mi sentite meglio adesso? Ripeti. Adesso sì. Ok, stavo dicendo... ad aggiungere la questione etica, c'era il fatto al discorso di prima, a parte la mia domanda, era che comunque se una persona fa qualcosa di sbagliato in VR e altre persone, anche solo il fatto di guardarlo male, cioè guardarlo in silenzio, per esempio, può far scattare nella persona un sentimento di, non dico angoscia, ma di vergogna. Una cosa che è un grande deterrente anche nella vita reale, noi ci siamo evoluti così del resto, con la capacità di provare vergogna solo se gli altri ci guardano in silenzio, perché ovviamente abbiamo fatto molto male. Quindi c'è sicuramente una maggiore matrice che può generare più etica qui che non in un sistema 2D. Ma la mia domanda è un'altra. Ottimo. Era una domanda che si collegava a una cosa quasi di destino. Oggi, mentre giravo YouTube, a un certo punto ho trovato un video della YouTuber che mi ha avviato alla VR e parlava del suo rapporto a distanza con il suo ragazzo. E mi ha fatto ripensare a tutte le mie esperienze su VRChat, che è una piattaforma gemella, diciamo, ad Allspace, anche di età sono simili. Praticamente in VRChat soprattutto si ha il fenomeno del fidanzamento in realtà virtuale, che a volte è un'estensione di una relazione preesistente, tipo fare una videochiamata con Skype, solo che ci pure delle mani in mezzo, che magari è meglio. Perdi la faccia, ma guadagni le mani, il gesticolare. Oh, poi mi hanno parlato in questo video, in cui questa coppia parlava della sua esperienza, il concetto di fidanzarsi direttamente in VR, senza mai incontrarsi, quindi il fatto di voler avere un compagno virtuale, ma non virtuale come un computer, ma come un'altra persona con cui però non avrò mai a che fare, dovermi trasferire insieme, condividere una casa, lavarmi i denti davanti. Quindi anche il concetto di chi vuole estendere la propria vita a livello magari privato, però il lato etico dove entra nel discorso. Maxi, puoi mettere muto il tuo microfono?
il fatto di tradire o di venire traditi, il danno che si ha in emotivo, comunque è una cosa che nella realtà normale verrebbe considerato diversamente. Una persona si innamora completamente in VR e poi il suo cuore viene mandato in frantumi sempre in VR, il peso che dovrebbe dare questa persona, tanto e poco, magari non si collega all'etica, pardon. Sì, sì, no, invece si collega all'etica anche quello, perché l'etica non è solo comportamento, ma è tutto ciò che collega gli umani tra di loro, tutto quello che ci potrebbe far dubitare che un atteggiamento è sbagliato oppure è corretto. Purtroppo verso la fine è laggato un po' l'audio, però ho capito quello che hai detto. Sì. E ti posso assicurare che ci sono persone sicuramente che hanno intrecciato rapporti, tra virgolette, amorosi, sapendo proprio che non ci sono conseguenze nella vita reale, ma non solo nel modo negativo, ma forse a volte, quando una persona è anche da sola o abita molto lontano, per alcuni può essere un grande sfogo trovare un amico o un rapporto con qualcuno di cui ti fidi, anche se sai che purtroppo non potrai mai incontrarlo per un motivo o l'altro, ma può essere anche una salvezza per molti, specialmente in questo periodo. È strano sicuramente, e l'amore che dovrebbe essere palpabile diventa digitale, ma a quanto pare questa è l'evoluzione. Che io ho anche assistito a gente che veniva proprio tradita, tra parentesi, nel senso, mi dovevo vedere con lei e invece con un altro. Altri amici miei hanno passato sere intere a consolare, quindi c'era proprio questo fenomeno della persona che soffre e un altro che sì, dai, tranquillo, quella là è una si innescano persona, queste dinamiche simili alla vita reale. E questo perché? Perché ne parlavamo prima. Le emozioni, perché le emozioni che proviamo qua dentro, ragazzi, sono vere, proprio perché viene tutto amplificato. Nulla per scontato. Io volevo solamente aggiungere che, avendo come know-how i mondi di Second Life, eccetera, lì il fenomeno dei matrimoni, fidanzamenti, feste di matrimonio, tutto il resto è all'ordine del giorno. Guardate che... Quindi niente di nuovo sotto il sole, anzi mi starei stupito se non fosse successo una cosa analoga. Anzi, ne vedremo delle belle, esatto, e non mi meraviglio se un giorno ci sarà la possibilità di fare insieme un bambino digitale che le persone avranno in una loro stanza e dovranno accudirlo. Credo che non vorrei dire, ma credo che già è successo, quindi non è che... Ascolta, Petra, credo che abbiamo sforato abbondantemente l'ora, abbiamo dato. Una serata sicuramente di grande successo. Io inizierei ad aprire il palco. C'è anche Rubin che ha alzato la mano. Vuoi dire qualcosa, Rubin? E Rubin, sì, c'è Maxi. Mi sentite un attimo? Sì, mi sentite? Alex? Sì, ti sentiamo. Sì. Allora, in Second Life ci sono già le gravidanze virtuali. Ah sì, lui è più aggiornato di me. Vedi, io non lo sapevo questo, perché sono, diciamo, fuori dall'ambito di Second Life. Comunque, in Second Life ci sono, c'è la possibilità proprio di applicare il pancione mesh, no? Di avere tutti i vestiti prima mano e tutto, e poi dopo un po' nasce il bambino, che è un anime mesh. Diciamo che lì sono avanti, io avrei anche, non è che sarei proprio tanto propenso a questo genere di cose, però... È l'evoluzione digitale dell'umano. Io ho visto che c'è Alex che prima alzava la mano, Alex Ramses, questo nome egiziano. Era un re d'Egitto che si chiamava Ramses. E anche Samo. Ecco qui, arriva il faraone. Ecco, ecco. Mi sentite, sì? Eccoci Alex, sì? Ti sentiamo, sì? Ciao, ciao. Beh, prima di fare la domanda volevo anche dire, siccome c'era qualcuno che aveva dei dubbi sul ghosting, se ne è parlato per quanto riguarda i social media, però ovviamente è anche importante capire che il ghosting è una roba che affligge tante persone anche nella realtà. Se avete a che fare con persone che sono narcisiste, di solito non lo sapete fino a quando non è troppo tardi, tipo partner o amici. Il ghosting nella vita reale è molto peggio, anche perché di solito
sono stato mutato, di solito venite isolati direttamente dalla persona appunto narcisista perché diventate una minaccia, e di solito il narcisista anche cerca di fare il ghosting di voi stessi anche da tutti gli altri amici intorno. È molto peggio. Comunque, sicuramente. Perché magari. Comunque, a parte quella cosa lì, la domanda era, su una delle slide c'era un punto abbastanza importante per quanto riguarda l'etica, che diceva il trattamento dei dati. E giustamente sì, l'etica tra persone, credo che molte delle regole che abbiamo visto sono regole che dovrebbero essere applicabili nella vita normale, cioè adesso non voglio dire che siano delle ovvietà perché a volte magari non ci se ne rende conto, però in teoria le stesse regole valgono lì. Se voi nella vita reale fate delle pergiurie o infamate qualcuno, ne subite delle conseguenze tanto quanto anche nella vita sì, reale, assolutamente. Pur sempre un'estensione della nostra vita, quindi bisogna applicare sarà sempre più così. Anche su Facebook, comunque, se fate dei commenti e andate a offendere qualcuno, quella persona, se ha voglia, vi può perseguire. Insomma, c'è una cosa che sì, ma è normale, certo. Questo quindi, però male, ma anche quello che diceva no, scusate quello che diceva Petra è verissimo, realistico, basta fare delle screenshot delle cose, si possono fare delle querele. Sì, poi magari per quanto riguarda i dati era la cosa che un pochino, cioè vabbè, ovviamente non era magari il discorso principale della serata, però siccome riguarda l'etica è stato toccato velocemente il fatto appunto che l'utilizzo di un colosso come Facebook che fa il 99% del fatturato con la pubblicità e i dati è ovviamente rischioso, anche il fatto che sia stato menzionato l'arrivo di Horizon ovviamente sarà completamente in mano a Facebook, quindi tutto l'utilizzo che ne faranno gli utenti, sarà interessante vedere come sarà tutelato questa qua a livello di etica, ovvero quanto quello che viene fatto da questa azienda viene fatto nel rispetto delle persone, venga messo in atto, ecco, perché se io vado su Horizon e ho delle interazioni, queste interazioni vengono monitorate e poi vengono usate, per esempio come è successo con Cambridge Analytica, per creare degli spot pubblicitari mirati e profilati sulle persone e di praticamente guidare certi tipi di cose tipo votazioni o referendum e cose del genere. Questa qua è una cosa gravissima, ovviamente, che è vedi, parlare Alex, male di qualcuno credo anche che, poco. Credo sì, che hai toccato sì. Una tematica, un'altra tematica che ci riguarda e ci interessa a tutti e sicuramente sarà oggetto di ci sarebbe da approfondire eventi, anche per altre assolutamente, serate, sicuramente. Assolutamente, poi stiamo tutti premendo, aspettando per questo Horizon, vedere. Ho visto, scusate, prima ancora mano alzata di Samo, non so se abbiamo ancora tempo, perché ho visto che l'ha alzata che voleva dire qualcosa. Enrico, se puoi dargli il microfono. Ok. Arrivo. È bello che siamo ancora tutti qui, è stata una serata molto interessante per tutti. Assolutamente. Siamo tutti. Con molto piacere. Va bene, andiamo. Mi offendo. Faccio il cattivo di cercare di Volevo fare un intervento per Ino, che lei si vergognava. Ino ha un problema a parlare e dice che sì? Ha avuto dei problemi in VR. Continuo a leggere il messaggio che con amici che non vogliono sentire la sua voce, non vogliono sentirla parlare. Allora, sì, scusami, vai. Lei dice che come nella vita reale, anche nella vita adesso del VR, lei vorrebbe parlare con tutti quanti. E dice che gli unici amici che ha siamo noi. E ha avuto, penso, ultimamente degli episodi che... su persone che l'hanno discriminata. Ok, non so se ho la possibilità di dire qualcosa su questo, mi piacerebbe. Intanto ciao Ino, non ti avevo visto centrata sulle slide, sono contenta che sei qua. Io Ino l'ho conosciuta in realtà virtuale, è una persona carinissima, gentilissima e sempre disponibile. Mi è stato chiaro
da subito e non proprio perché c'è la sensibilità, non mi sono mai permessa di chiedere niente, ma ho capito che non è questione che c'è qualcosa che non va, che proprio lei non poteva parlare, anche se vorrebbe, ed è bellissimo sapere. Sì, dice tra l'altro che comunque per lei la vita continua, anche se gli sono certamente avvenute queste cose, lei non si ferma, lì è felice di stare con noi. È molto emozionante, devo dire, parlare di questa cosa, ed è bellissimo sapere che lei ci considera i suoi amici, come se fosse la sua, un po' la famiglia digitale, e quindi vorremmo far sapere a Iro che noi sappiamo di questa cosa, non è un problema, è la tua particolarità, non è un problema, ognuno abbiamo una particolarità, quindi non ti preoccupare, e noi siamo qui per te, ed è bello, proprio perché ognuno abbiamo bisogno a volte di sentirci, di avere degli amici e di sentirci, insomma, capiti e rispettati, quindi non ti preoccupare, hai trovato il posto giusto, nessuno qua ti giudica, e sei proprio come noi, siamo umani, e quindi non ti preoccupare. Spero di... Allora, ho visto che anche ha alzato mano Ino, Enrico, quindi magari voleva... reagire. Ne arrivo. Grazie. L'instancabile Enrico, un po' fredda, che ma deve reagire subito. Ok. Grazie. Vorrei anche magari chiedere agli altri, se non avete Ino tra gli amici, di aggiungerla, così è più facile per lei interagire con voi e scrivervi dei messaggi quando ha bisogno di comunicare. Grazie. Io ho poteri, sì, ho poteri, sì, ho poteri, certe cose. Ok. Ieri, se vuoi, mi aiutano, ma amici non mi aiutano. Io ero fuori, io non riesco mai a vedere amici e io leggiavo amici, comunque io farò piano che dire si grafica, però un figlio senza figlia, sei curata, le sei farò piano. Quale si sa avere amici? Se non mi certo. Come si fa ad avere amici se non nella vita normale, dice? Avevo capito, sì, avevo allora capito anche tanti altri concetti che hai detto, e sicuramente mi dispiace, perché mi rendo conto che mentre noi tutti viviamo a... Mi sono un po' emozionata. Scusate. Volevo dire che mentre noi tutti viviamo la normalità come una cosa scontata, non per tutti lo è, e quindi ecco perché si parla tanto di sensibilità, e vi ho detto che è la cosa più importante. Io bambino vado spesso, bene. Io capo della piccola. Un film speciale, c'è il seguire, però io a 10 anni, che 10 sì. anni, già sono male, le cose infettive. Io non capisco un pensato politico. Allora, a me ogni tanto andava via l'audio, quindi non sono riuscita a sentire tutto. Alfredo, non so se ci sei qua, perché mi è andato via un po' l'audio, volevo cercare di capire cosa mi ha chiesto Ino.
Allora, Ino, io ti consiglio una cosa, ascoltami. No, sono Magic. È una cosa. Sì. Scrivi a noi e noi lo leggiamo lunghi. Quello che dici. Okay? Sì, in effetti. E comunque... Punto, facciamo una cosa adesso, perché è veramente è diventato tardissimo. Adesso sblocchiamo una serata speciale, palco, però. Andiamo tutti sul palco. Scusami, Francesco, c'è una domanda da YouTube. Andiamo sul palco. Sì, che Bruno. Sì, riguardiamo il palco. Un'ultima domanda. Vai. Sì, sì. Ritorno della Bruna. Vieni con me, Ino, che andiamo sul palco, eh? Mi chiedono da YouTube. Sì. Vai Bruna. Cosa pensi di una possibile identità digitale certificata VR? Può servire per l'etica comportamentale? Questo è sicuramente molto interessante. Se ho capito bene, equivale per esempio ad un profilo verificato di quelli che possiamo vedere per esempio... Ah, ok, perfetto. Di quelli che possiamo vedere anche su LinkedIn o su altri social, anche su Facebook. Allora, è molto interessante. Temo però che potremo toccare il tema dell'esclusività, perché non tutti sono in grado probabilmente ad avere la possibilità di verificare la propria identità. Bisogna vedere quanto è facile. Per esempio su Facebook non è facile avere la spunta blu, perché so che ci sono alcuni social, vero, che bisogna avere un certo seguito, bisogna essere personaggi di una certa importanza. Noi siamo persone normali, per cui sicuramente sarebbe auspicabile magari che uno potrebbe per esempio confermare una mail che gli arriva per confermare che la sua identità è quella, o numero di telefono con un messaggio, sicuramente sarebbe carino. Penso che però che non tutti lo fanno, e quindi ci potremmo ritrovare in un social network dove 50% di persone avrebbero un bolino blu e 50 persone sarebbero persone, tra virgolette, non affidabili, anche se in realtà sarebbero state reali. Quindi non so cosa ne pensate voi. È una domanda però interessante che sicuramente dovranno approfondire. Penso che la blockchain diventerà una tecnologia che in futuro si interfaccerà sempre di più con i mondi virtuali, con la social VR. Vero. Soprattutto avere un'entità sola aiuta se ci sono tanti metaversi da esplorare, perché ad esempio alcuni di noi si fanno un solo username, che è più o meno una cosa, un'idea simile, un precursore. Grazie, perché con Bruna, un solo username, per la domanda. Tutti i giochi lo accettano. Ah, scusate se sono in alto, necessario. In quel caso usare un solo username aiuta anche, che ne so, a dire ci vediamo lì o poi lì, così che i giochi diventano come i pub dove ci si incontra e la tua identità resta sempre la stessa. Non è che devi stare a dire lì sono questo, lì sono... Sì, infatti l'identità erano dei punti, dei comandamenti, di cercare di mantenere un approccio lineare con se stessi, se no si crea un grande casino. Comunque, ringrazio anche a tutti quelli che ci hanno seguito, che ci seguono da YouTube, perché bisogna giustamente anche a loro dire un grazie, che ci hanno fatto le domande e ci hanno fatto compagnia questa sera. Mi sentite ancora? Io sto crashando. Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo. Ciao Rosario. Beh, se Francesco è crashato, stasera semplicemente continuare a fare la foto al posto. Dovremmo fare la foto, però ovviamente senza Francesco dobbiamo almeno aspettare, se no peccato senza Francesco la foto. Facciamola senza, che ce frega. No, dobbiamo, l'etica mo l'abbiamo detto, brave persone. Non cominciamo qua, che ce ne approfittiamo. Aspettiamo con carisma. Ti racconto le barzellette? Nessuno? Ma non una barzelletta, ma neanche una, dico io, una barzelletta. Che pubblico, l'ultima che cosa mi ha scritto Ino, che diceva che utilizza anche il linguaggio dei segni per parlare con le mani, ma ovviamente in VR magari non è così facile, perché un'altra cosa su cui possiamo approfondire, che potrebbero fare gli strumenti per chi non si può esprimere vocalmente, in modo che con i controller fare il linguaggio. Lavorando. La funzionalità di hand tracking, tant'è vero che io sono riuscito ad utilizzarla in maniera, è molto buggata, funziona al 10%, per cui è una beta, un'alfa più che una beta. Questo ci fa contenti, allora.
ci sarà. L'ho fatta rientrare. Ragazzi, ragazzi, vi voglio tanto bene, però io credo che a un certo punto bisognerà dare uno stop allo streaming, ok? È assolutamente una serata da record. Qui siamo arrivati alle 11 e siamo ancora su due room, cioè praticamente è una cosa incredibile, evidente Petra, che dovremo rifare un'altra serata per parlare di etica. Anch'io avrei avuto ancora altre cose da aggiungere, ma chiaramente bisognava lasciare spazio a questo fantastico pubblico del Magic Flute Show. Ecco, se vuoi mettere la slide del prossimo evento, che dovresti averlo qui. Petra, mi senti? Sì. Una foto molto particolare. Un attimo che... Fatemi solamente dire questa cosa. Guardate questa immagine così simpatica del nostro Rosario. Anche Rosario arriva qui nella meta comitiva, ma lui è un programmatore VR. Giovedì prossimo ci sarà questo evento, si parlerà di beni virtuali, di beni virtuali museali e storici, ma non solo, anche di tanti altri progetti di cui si è occupato Rosario. Come vedete stiamo macinando uno show dietro l'altro. Sa quando ci fermeremo? È stata una serata spettacolare. Merif, se vuoi aprire un portale, è tradizione chiaramente prendere e fare una gita, finito lo show. Io ringrazio tutti. Facciamo partire foto? Da questo fantastico spot. La foto? Un lavoro veramente straordinario. Oramai tutti quanti girano a memoria, come una squadra che sa quello che deve fare. Bravissimi tutti, vero? Tutti. Petra, credo che hai vissuto anche dietro le quinte come nasce uno show di questo tipo. Sì. Sia stata anche per te un'esperienza, per una persona che comunque calca i palcoscenici. Assolutamente, era un'esperienza quasi realistica, devo dire, perché tutto quello che fate è quello che va fatto in uno studio televisivo e siete tutti perfettamente organizzati, quindi grazie anche a Bruna. Signori, okay. Io interrompo lo streaming, quindi okay. Possiamo dire le parole. Va bene. Rimetti la slide della serata, la locandina della serata per fare le foto di gruppo e poi Tenerife, se puoi aprire il portale, così. Su questo c'è la questione. Tutti voi della stanza 2 dovete andare nella stanza 1, quindi rientrate nell'evento e dovreste arrivare nella stanza 1, perché adesso la stanza 1 si è svuotata abbastanza per far entrare la stanza 2. È anche la prima volta che usiamo questa tecnologia, quindi sto anche valutando come fare. È facile, semplicemente vi distribuisco io. Facciamo una foto di gruppo. Ecco. Facciamo vedere come siamo sorridenti. VR. Petra, sei stata veramente straordinaria. Grazie Francesco, sono stata anche... Non è stato facile trovarmi qui e parlarne, ma spero di esserci riuscita. Sei riuscita perfettamente, è stata una serata che ricorderemo tutti sicuramente da qui. Ok, credo che stiate facendo delle foto, Rubio, stai scattando qualche foto. Mi raccomando, sorridete. Le sto registrando, quindi poi... tiri fuori dalla registrazione. Fate qualche foto. Grazie a tutti voi che siete qui. Questa è la più grande gratificazione che possiamo ricevere. Il Magic Flute Show comunque è un show interattivo che coinvolge il più possibile il pubblico, prendendosi anche dei rischi, no? Perché sapete com'è, non è un pubblico figurante questo, è un pubblico che partecipa, un pubblico che a certe volte gli spettatori diventano relatori dell'evento, diventano presentatori dell'evento, quindi vedete un po' voi se c'è un qualcosa di analogo nel panorama, diciamo, televisivo, eccetera, eccetera. Questo è quello che stiamo cercando di fare con il Magic Flute Show. E a questo punto direi a Riff,
l'ho visto un attimo fa, se mi vuole aprire il portale. Sto facendo le foto. Okidoki. Ok, ok. Appena vuoi, apri il portale che ci spostiamo e partiamo per la gita. Il viaggio è sempre una tematica forte del vogliamo legare questo concetto, no, dell'essere stati qui, dell'aver ragionato tutti insieme, ecco, cliccate sulla sfera. Il posto più etico che ci sia, quello che parla dell'uguaglianza o della tolleranza, che è The Kiki, ecco, Kiki Lounge. Ha scelto Petra, questo ha suggerito lei. Aspettate qualche secondo quando il numero si stabilizza, così siamo sicuri che... Andrea? Ci sono tutti? Okay, io vi dico solamente allora, che per domani la mia sveglia suonerà alle 6, quindi non starò moltissimo tempo. Intanto vi abbraccio tutti quanti. Grazie di essere venuti. Francesco. Qua. Grazie mille, davvero. 25. È stato un onore. Quanti dobbiamo essere? 25 siamo addirittura. Vediamo. Classico, siamo questa tutti. È una gran bella foto da fare. Secchione. La persona là dietro. Sto facendo. Esatto. Questa è una gran bella foto da fare. Preferisco di gran lunga questo tipo di portale che non quelli che vengono fatti con... Francesco, dammi l'ok, ma quando devo andare? Che 27 faccio solo un'altra foto io qui e ti do l'ok. Rubin, stacca lo streaming quando vuoi. Hai già fatto, hai già staccato lo streaming. Andiamo. Attenta, vai... Vai, vai Tony, confermate. Ok, let's go. È partito per tutti? È partito per tutti, tutti è partito. È partito preso.